Mi raccomando, ritmo. Più sexy sembra City. Esatto. Grandioso Simona. È il faccio del mistero. Siete? Aspetta. Betta qui, silenzio. Betta qui, silenzio. Concentrati. Non abbattarti, dai. Senti, ti ho trovato l'uomo dei sogni in persona. Ezio, single, e lavora per Prada. Ma è Edreo? Ma che c'è? Ma non puoi essere Federica che annuncia la mia religione solo perché noi ci siamo lasciati. Sì, ma non sono un ebreo scioglimento rapido. E non ho voglia di un altro appuntamento. Sono troppo triste per aver perso Harry. Charlotte tesoro, prima o poi troverai un nuovo appuntamento e magari l'uomo dei sogni se lo saranno già preso. Ma se non è pronta allora vuol dire che non è pronta e nessuno la può costringere, no? Vabbè, dicevo per dire. Non riesco neanche a pensare di uscire con un altro. Insomma, pensiamoci un attimo. Ero sposata e ho divorziato. Mi sono innamorata del mio divorzista. Per lui mi sono convertita all'ebraismo. Abbiamo deciso di sposarci e ho mandato tutta l'aria. Dai, deprimente. Beh, non posso far altro che essere d'accordo. Che abbiamo intenzione di fare? Propongo di metterci in tiro e uscire sabato sera. Mi metto nel nuovo prato. Mi dai ragiosa. Ci sto. Oh, cavolo, fottutissimo, cavolissimo. C'è una situazione da cavolo, fottutissimo, cavolissimo. Devo andare a teatro. Ah. Ma c'è una legge che ti obbliga a farlo? Sì, ho una prima Brooklyn, recita genere. Ma non è un spettacolo per bambini. È una cosa così dolce. Non è dolce, è patetico. Quello che non deve fare è riuscire a fottere. Fottere, fottere, fottere! Bravo. Carino.